Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'appuntamento numero 30 dell'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6. Staremo insieme i soliti 90 minuti, una partita di fatto, per raccontarvi quanto è successo oggi. Ed è successo tanto perché era in campo, per quanto riguarda le nostre abruzzesi, erano in campo le due compagini di Lega Pro. Vittoria per il Teramo 3-0 con la Lucchese, sconfitta davvero sanguinosa per l'Aquila contro il Siena in casa, e poi alla fine ovviamente giustamente contestazione della tifoseria rossoblù, perché la situazione si fa davvero molto molto complicata per la formazione rossoblù, che in settimana aveva cambiato anche allenatore via Perrone dentro Giacomo Modica dopo la sconfitta di Prato. In Serie D 0-0 del Chieti, vittoria del San Nicolò, ha scoppito contro la Miternina, che approfitta della sconfitta della Recanatese contro la San Benedettese. KO anche l'Avezzano, KO il Giulianovo, però insomma parleremo un po' di tutto questa sera. Ovviamente vi ricordo il numero per interagire con noi, numero unico 392-623-7060, sia nella modalità SMS classico sia nella modalità WhatsApp, poi vari hashtag che conoscete bene, TV6, la nostra pagina Facebook che immagino abbiate già visitato. Io presento gli ospiti stasera perché, come detto, gli argomenti sono davvero tanti, dobbiamo correre. Lo ritrovo con piacere, Tiziano De Patre, buonasera. Salve, buonasera, ben ritrovato. Poi grazie. Reduce dalla vittoria 3-0 contro la Lucchese, lui oggi pochi rischi, Davide Narduzzo. Buonasera, ciao Davide. Buonasera. Portiere del Teramo. E poi, perché insomma l'argomento della settimana è stata questa probabile fusione, non è una fusione, però una specie di trasloco ipotetico del San Nicolò verso Giulianova, e allora ne parleremo anche con, lo ringrazio perché ci siamo sentiti in settimana, persona davvero squisita, il presidente dell'associazione Giugliesi per Sempre, anche se dovrei dire del Giulianova Calcio, Alfredo Barnabei. Buonasera presidente. Buonasera a voi. E allora, cominciamo subito a vedere i numeri della giornata di campionato, partendo con la Serie A, con la Lazio che sta vincendo 2-0 contro l'Empoli. Io ringrazio Maurizio Dagui in regia, Gianni D'Areo e tutti quelli che lavorano alla realizzazione di questo programma. Poi ovviamente mi sono dimenticato Andrea Costantini, ma Andrea non ti preoccupare, poi vengo da te. Atalanta-Roma 3-3, Bologna-Torino 0-1, Carpi-Genova 4-1, Fiorentina-Sassuolo 3-1, Verona-Frosinone 1-2, Inter-Napoli 2-0, Juventus-Palermo 4-0, Lazio-Empoli si sta giocando, siamo al 29esimo della ripresa, 2-0 per la Lazio, il posticipo a Sampdoria-Milan, Udinese-Chievo 0-0. Vediamo rapidissimamente la classifica, perché di fatto il campionato adesso è nelle mani della Juventus, 79 punti più 9 sul Napoli, poi via via fino al fondo classifica: Frosinone terz'ultimo posto 30 punti, Palermo penultimo 28, Verona 22. Peraltro l'in bocca al lupo va a Claudio Marchisio, che insomma salterà l'europeo, rottura del legamento crociato, e dunque 6 o almeno 6-7 mesi di stop per Claudio Marchisio. Vediamo la Serie B che insomma ha completato il suo quadro. Non ci sono posticipi perché martedì sera si torna in campo. Questi i risultati: la vittoria del Pescara venerdì sera sul Cesena, il 2-2 della Virtus Lanciano sul Latina. Rapidissimamente la classifica, Maurizio, perché poi dobbiamo scendere nei campionati che ci interessano più da vicino. Nella giornata di oggi, di domenica, Pescara 58 punti insieme allo Spezia, la Virtus Lanciano 40 punti nel terzetto con Latina e Provercelli. Bisognerà vedere anche l'ulteriore penalizzazione per la società frentana. Lega Pro adesso, girone B, è finita da poco, tutto cuoio Prato, è finita senza reti, 0-0. Ancona Spal 1-2, Arezzo Pistoiese 0-3, Carrarese Maceratese giocata ieri 0-0, L'Aquila Siena come detto 1-2, Pisa Pontedera 1-1, Sant'Arcangelo Rimini 0-1, Savona Luparoma 3-1, Teramo Lucchese 3-0, tutto cuoio Prato 0-0. Vediamo la classifica, perché il pareggio del Pisa contro il Pontedera non permette ancora per un solo punto alla Spal di poter festeggiare la matematica certezza della Serie B. Spal 67, Pisa 58, Maceratese 57, ancora 50. Carrarese e Siena 45, Pontedera 44, Teramo 42, Arezzo 37, tutto cuoio 34, Lucchese, Pistoiese, Rimini 33 punti, Sant'Arcangelo 32,
Prato 30, L'Aquila 29, Lupa Roma 24, Savona 18 punti, vedete anche tra parentesi le penalizzazioni. Serie D adesso, girone F, ovviamente questi i risultati della giornata: Fano Castelfidardo 2-1, Amiternina San Nicolò 1-3, finisce senza reti tra Folgore Veregra e Chieti, Giulianova Fermana 1-2, Isernia Vezzano 2-1, Jesina Agnonese 1-1, Matelica Campobasso 1-2, Vispesaro Monticelli 3-0, Recanatese San Benedettese 1-3. Vediamo la classifica. A tre giornate dalla fine del campionato, la San Benedettese era stata promossa la settimana scorsa a 75 punti, Fano 59, Matelica e Campobasso 54, una rincorsa clamorosa dei Lupi Molisani, 47 punti per la Recanatese, 46 per la Fermana. Il San Nicolò sfrutta il passo falso proprio della formazione di Meco Monaco per tornare a meno 2, 45, 43 punti per la Jesina, 42 per il Chieti, 41 per la Vispesaro, 38 per la Vezzano, 36 per l'Isernia, 35 per Agnonese, Monticelli e Castelfidardo, Folgore Veregra 31, Amiternina 24, chiude il Giulianova con 23 punti. Come di consueto, un piccolo salto in Serie B, ci andiamo a vedere la clip dei gol di Pescara Cesena 1-0 e Latina Lanciano 2-2 e poi rientriamo e abbiamo tutti i servizi. Vediamo. Tadaima yori gogo 11:53 o srasse itashimasu. And I swear it's the last time, and I swear it's my last try, and we'll walk in circles around this whole block, walk on the cracks of the same old sidewalks. Then we'll talk about leaving town. Yeah, we'll talk about leaving. I swear it's the last time, and I swear it's my last try.
Queste erano le immagini di venerdì sera e di ieri pomeriggio. Ovviamente saluto in redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao. Avevo dimenticato, perdonami. No, ma io stavo facendo i gol della Lega Pro, mi stavo Ah, citando. Perfetto, ti stavi già preparando. Sì, Ti ritroveremo martedì sera per diretta stadio, Andrea, perché ci sarà il turno infrasettimanale, non solo di Serie A mercoledì, ma soprattutto per noi abruzzesi di Serie B martedì. Certo, certo, sarà una giornata molto importante perché c'è uno scontro diretto tra Spezia e Pescara e poi uno scontro tra due squadre che hanno interessi contrapposti, con anche il fascino del ritorno di Baroni a Lanciano-Novara, quindi ci sarà di che divertirsi. Io non so se lì in studio c'è un ospite che può parlare a ragione con titoli di quello che sta facendo Gianluca Lapadula. Sì. Di quello che ha fatto la rovesciata. Davide. Sì, no, vabbè, no, non c'è bisogno di dire niente. Gianluca è il numero uno, veramente. Oltre ad essere, io penso che per essere forti come lui, prima di tutto devi essere forte proprio come uomo, e lui l'anno scorso ce l'ha dimostrato. È stato veramente un leader l'anno scorso e sta dimostrando il valore che rispetta anche quest'anno a Pescara. Non c'è bisogno di aggiungere altro, veramente. Ma forse anche il mister può dire qualcosa. Eh sì, io volevo chiedere se si aspettava. Io mi riferivo a quello. Io lo conosco molto. Io l'ho allenato a Parma. Sì, sì, ho avuto una primavera del Parma. Da noi è cresciuto tantissimo. Giocatore preso a 0 euro dal fallimento dell'Ivrea. Penso giocasse nell'Ivrea. Giocatore completo. Io me l'aspettavo. Cosa gli mancava quando lo allenavi tu? Non gli mancava nulla, non lo so cosa. Ha sbagliato secondo me dei passaggi, io gliel'ho sempre detto. Ma non è neanche colpa, non è stata colpa sua, perché direttori sportivi così vogliono così il ragazzo della primavera portarlo a volte subito in B, invece bisogna fare il passaggio in Lega Pro e poi crescere pian pianino. Lui ha perso 2-3 anni secondo me. Lo sa benissimo anche lui, però ha qualità che pochi giocatori hanno. Addirittura 2-3 anni, immagino dove sarebbe adesso se non avesse. Sicuramente in Serie A ci arriverà il prossimo anno, se non col Pescara ma con qualche altra squadra. Noi ce lo auguriamo, ovviamente. Allora cominciamo subito, perché i messaggi stanno arrivando, poi li leggeremo e cercheremo di rispondere un po' a tutti. Però oggi era in campo la Lega Pro, da cui cominciamo per dovere di gerarchia. Partiamo con la partita Teramo-Lucchese, è terminata 3-0, Teramo a 42 punti, matematica salvezza per i biancorossi di Vivarini, vediamo. 3 gol, 3 punti e la certezza, data dai numeri, di essere di nuovo ai nastri di partenza della prossima Lega Pro. Il Teramo nel pomeriggio con la Lucchese mette in cassaforte solo buone notizie, e per quelle che erano le premesse ad agosto c'è da dire che si tratta davvero di un grosso risultato. Un avvio a rilento per i biancorossi, il lob dalle retrovie di Caidi al decimo trova un altro pallonetto, quello che prova Moreo col piatto destro senza però inquadrare lo specchio della porta. È l'antipasto del gol del Teramo che arriva al quarto d'ora. Petrella sfrutta i blocchi sul corner di Paolo Antonio ma cicca il servizio del compagno di squadra. La conclusione che ne viene fuori diventa di fatto un servizio per Michel Cruciani, che si traveste da uomo d'area di rigore e trafigge Masi per il gol, che conferma quanto il centrocampista ex Benevento si esalti quando di fronte si ritrova una formazione toscana. Il diavolo preme allora sull'acceleratore. La conclusione mancina di Petrella al 20° è fuori misura, quella di Di Paolo Antonio, minuto 26, termina non molto distante dall'incrocio dei pali. Amadio, tornato sui livelli dello scorso campionato, al 29° chiude il triangolo con Moreo, con Di Masi costretto all'uscita a valanga. La Lucchese barcolla e crolla un minuto dopo, quando Petrella, grazie al lavoro spalle alla porta di Forte su Altobello, taglia in due la retroguardia rossonera, col destro che trova la parte interna del palo e con la sfera che si insacca in rete per il 2-0. La reazione è timida prima dell'intervallo della Lucchese, nel destro a giro di un soffio fuori di Pozzebon. Ma il Teramo ogni volta che affonda fa male, appena rientrati dagli spogliatoi cala il tris, nemmeno 3 minuti e Forte vede con la coda dell'occhio l'arrivo sulla corsia di Di Paolo Antonio, che si sistema il pallone sul destro, apre il compasso e batte ancora Di Masi.
Di fatto i biancorossi mettono in ghiaccio la vittoria. Da questo momento in poi, e mancherebbero ancora 42 minuti più recupero, e solo gestione del risultato. Nella Lucchese il più attivo è sempre Terrani, al 50esimo in becca Fanucchi, chiuso dalla spaccata di Cecchini, che diventa un assist per la testa ancora di Pozzebon, che manca clamorosamente allo specchio della porta. Allora Terrani si mette in proprio, col destro dal vertice dell'area di rigore, che crea qualche grattacapo a Narduzzo. Poi la girandola delle sostituzioni, entrano i giovani Palma, Tini e Palestini per Petrella, Madio e Cruciani. Poi la lunga attesa, fino al fischio finale, che al Teramo regala la vittoria e la sicurezza della permanenza in Lega Pro. Sabato la trasferta di Pistoia sarà con il traguardo già in tasca. Per la Lucchese invece c'è ancora da lottare, e alle porte l'impegno insidioso a Pontedera contro il tutto cuoio. Dunque vittoria 3-0, tra un po' scenderemo negli spogliatoi del Bonolis. Io volevo chiedere a Tiziano De Parre, da tecnico, se si aspettava che il Teramo subisse più contraccolpo psicologico rispetto alla penalizzazione, non arrivasse magari a 3 giornate alla fine già con la salvezza, oppure bisognava aspettarci sì, qualcosa in più? Ma è stata un'estate difficile, questo è indubbio. È stata una mazzata perché il Teramo aveva conquistato la B meritatamente sul campo, poi sappiamo tutti cosa è successo. Ci si poteva aspettare così, un contraccolpo diciamo un po' più breve, perché questa è una squadra anche quest'anno che è di primo ordine, una squadra che cioè, rispetto non ha niente di meno secondo me rispetto a Ancona, Maceratese che stanno lì davanti, però è stata un'annata difficile, però ho visto che adesso ultimamente stanno facendo bene, hanno un po' avuto delle difficoltà in trasferta e così quando hai alti e bassi è normale che poi la classifica non può essere migliore di quella che probabilmente doveva essere. Davide, si è molto parlato del contraccolpo psicologico che poteva avere una squadra comunque scarica, se vogliamo, perché si aspettava di giocare un altro campionato. Ora, ti posso dire che io quest'estate sono arrivato tardi, perché sono arrivato a inizio settembre, perché mi era scaduto il contratto col Milan, quindi sono arrivato svincolato. L'estate con loro non l'ho vissuta direttamente, ovviamente sentendoli così, ma è stata di sicuro una bella mazzata, ecco, per i miei compagni e per noi, di sicuro. E poi sai, quando all'inizio facevamo fatica, arrivi a un momento che ti devi guardare anche negli occhi in spogliatoio e parli, comunque piano piano poi le prestazioni riescono a venire e diciamo i problemini che ci sono, che trovi anche in campo, dopo piano piano si risolvono, e noi siamo stati bravi a fare questo. Ecco, il ruolo del portiere del dodicesimo, che possiamo dirlo, Narduzzo interpreta molto bene, perché diciamo che ha accettato volentieri, beh insomma mica tanto le gerarchie, però l'ha accettato col sorriso sulle labbra, comunque sapendo che così è. Certo, perché comunque, come ripeto, io venivo dallo scorso campionato che avevo giocato poco, e era l'anno nel quale mi scadeva il contratto col Milan, quindi ero svincolato a fine stagione. E ho dovuto accettare grazie comunque al Teramo proprio come società, anche il mister comunque che mi ha cercato, ci siamo tenuti in contatto e alla fine sono riuscito a tornare qua. L'ho accettato ben volentieri perché conoscevo la piazza, comunque 3 anni con questo compreso che sono qua a Teramo, quindi l'ho accettato ben volentieri. Sta di fatto che nessuno vuole fare il dodicesimo, nessuno vuole stare in panchina. Certo. Io, come ho già detto, comunque mi sono sempre allenato al massimo e spero di guadagnarmi altro spazio anche in questa fine di campionato e niente. Qualcuno ti chiedeva se Tonti è andato via. No, non è andato no. Via, sono solo no. Le ultime giornate in cui giustamente si dà anche spazio a chi come Davide Narduzzo si è sempre allenato seriamente e magari di minuti ne ha avuti pochi in campionato fino a questo momento, Coppa a parte. Scendiamo negli spogliatoi, Vincenzo Vivarini e Nano Galderisi, li ascoltiamo. È stata un'annata particolare, molto molto particolare. Ci sono stati dei problemi che non mi erano mai capitati di affrontare. Ho cercato di improvvisare il meno possibile, ho cercato di analizzare al minimo particolare
soprattutto parlo a livello psicologico, non solo per i punti di penalizzazione, non solo per la retrocessione, non solo per diciamo tutte le difficoltà ambientali che abbiamo avuto, ma faccio un esempio per renderci un po' conto. Le squadre che prendono i punti di penalizzazione hanno diciamo, un contraccolpo psicologico molto molto forte. Possiamo parlare dell'Aquila, possiamo parlare del Catania, del Savona. Difficilmente sono riusciti a tirarsi su. Invece noi ci siamo uniti, ci siamo compattati nello spogliatoio, abbiamo messo in evidenza tutti i problemi che stavamo affrontando. E c'è stata veramente grande forza di spogliatoio, grande forza di squadra. Siamo riusciti a concentrarci esclusivamente sulle cose da fare in campo, tralasciando tutto il contorno di una squadra. E secondo me abbiamo fatto anche quest'anno un campionato di qualità, soprattutto sotto l'aspetto del gioco, dell'organizzazione. Difficilmente qualche squadra ci ha messo sotto l'aspetto del campo, e siamo abbastanza soddisfatti, anche se ci abbiamo tanta amarezza in ognuno di noi. Io mi metto nella testa dei tifosi, della società, dei giocatori, nella mia testa anche, perché chiaramente la delusione dell'anno scorso purtroppo è difficile da cancellare. Ma col Presidente io parlo spesso, abbiamo parlato in settimana, parliamo di continuo. È chiaro che la società si sta organizzando, sta parlando tra di loro anche per, diciamo, il loro programma, sulle cose da fare, c'è il direttore da prendere, ci sono tante cose che comunque con questa diciamo salvezza acquisita, con penso anche la Team Cup, non so se manca qualche punto oppure se è già acquisito anche quello. Adesso chiaramente la società si può concentrare come abbiamo fatto il primo anno, perché il primo anno vincemmo il campionato, diciamo, a febbraio-marzo. Adesso la palla è in mano alla società. E non è questione di fare né il deluso e né sono arrabbiatissimo. Ma come tutte le situazioni che ho vissuto da 30 anni a questa parte, credo che l'equilibrio sia la cosa migliore e il lavoro. Abbiamo 5 giorni per prepararci per veramente una partita per noi determinante, e questi 5 giorni devono essere fatti come gli altri, con maggior cattiveria, maggior silenzio e tanto lavoro e tanto sacrificio. La partita di oggi è stata incanalata malissimo, nonostante siamo partiti bene 20 minuti, abbiamo fatto forse qualcosina in più, ma negli ultimi 20 metri abbiamo preso più avversari che porta. Alla prima volta che sono venuti giù ci hanno fatto gol sulla prima palla ferma, e di conseguenza poi la partita è diventata un po' più complicata. Nonostante tutto, credo che potevamo fare meglio negli ultimi 20 metri, di conseguenza dobbiamo farci un esame di coscienza tutti e cercare di essere belli pronti, perché il campionato è vivissimo, non vivo, vivissimo. Non ho mai puntato il dito su nessuno, perciò primo a essere riflessivo e positivo e pronto già per domani ad essere ancora più cattivo di oggi sono io, e quello che trasmetterò ai miei giocatori. Noi siamo indifendibili oggi per quello che abbiamo fatto. Perché? Perché non abbiamo sfruttato al meglio quella che era la preparazione della partita nei primi 20 minuti, e poi dopo abbiamo seguito un po' il corso senza riuscire a cambiarla. Io sono convinto che i ragazzi sono entrati in campo per cambiarla alla fine del primo tempo, come abbiamo fatto tante altre volte, però il terzo gol dopo 3 minuti sicuramente ci ha alzato un pochettino il campo, e per noi veramente era in salita e per loro era veramente più facile. Non mi spavento, perché so benissimo cosa vuol dire giocare a calcio, e so benissimo che queste domeniche tanta manna che ho tolto gli diffidati, gli squalificati, tutto quello che serviva, perché domenica voglio vedere 11 pantere dentro e 11 pantere fuori. Da adesso ve lo dico, e così sarà tutta la settimana. Insomma, vuole vedere 11 pantere galderisi. Oggi, Davide, correggimi se sbaglio, intanto onore a Pomponi in condizioni difficilissime, sta iniziando già a programmare per la prossima stagione confermando Marino.
vi dico già per i tifosi del Chieti, ma anche di tutte le altre squadre di Serie D abruzzesi, che già abbiamo tutti i servizi che riguardano le squadre abruzzesi. Ma perché, Jacopo, non invitate Daniel Giampaolo? Devo dire la verità, l'avevamo invitato qualche settimana fa, poi ovviamente qualche impegno dopo la partita, un compleanno, la fidanzata, giustamente. Ci sta, e immagino che anche Davide Narduzzo non sia venuto proprio sventolando le bandiere, immagino. Lo avevamo invitato, però contiamo, speriamo di invitare quello che è uno dei prospetti migliori. Mi corregga se sbaglio, Barrabei, è vero? Daniel Giampaolo è o non è uno dei ragazzi probabilmente in ascesa che in Serie D c'è solo di passaggio? Io lo auguro, se non altro. Ha delle doti, su questo non si discute. Bisogna considerare che quest'anno non aveva una prima punta di ruolo reale, per cui si è trovato in difficoltà, o ha cercato di collaborare insieme a Pellecchia, due mezze punte. Però mancava probabilmente la punta. Il riferimento dell'area di rigore. Quello che insomma il Giulianova ha cercato nel mercato di gennaio. Però io con Narduzzo stavo dicendo, probabilmente Davide mai così... passami il termine, in scioltezza il termine, quest'anno non l'avevamo visto. No, beh, oggi mi ha giocato veramente bene, poi a parte i primi 15 minuti che abbiamo sofferto un attimino, che magari hanno avuto, come diceva il mister Calderisi, un paio di occasioni anche nei 20 metri, alla fine abbiamo giocato veramente bene, anche in scioltezza, con molta lucidità, quindi sì. Senti, che voto dai alla tua stagione? Oddio, questa è la seconda partita in campionato. Sai perché? Perché in settimana Palma aveva detto: ho avuto troppo poco spazio per dare un giudizio alla mia stagione. Ed ecco perché la mia domanda. Allora, diciamo che la sufficienza la do piena, perché comunque fai parte del gruppo che è riuscito a salvarsi dopo quello che è successo, e fare parte del gruppo è già una bellissima cosa, ecco. E poi comunque le presenze le ho fatte, spero che ne farò altre in campionato. Ho fatto 3 partite in Coppa Italia, quindi di Lega Pro, e quindi dai, la sufficienza piena con molta modestia. Ok. Intanto tifosi dell'Aquila ovviamente molto arrabbiati, però un telespettatore chiedeva a Tiziano De Parra che ricordo ha dell'esperienza di Pescara. Ma è stata un'esperienza ricca di infortuni, purtroppo. Ho avuto gravissimi infortuni lì a Pescara, però per un abruzzese come me giocare a Pescara credo che sia stato molto importante, anche perché da ragazzino alle prime partite andavo in Curva Nord a vedere il Pescara, poi giocare lì. Purtroppo è stata costellata da 2 gravi infortuni quell'esperienza lì, e me ne dispiace, però ripeto, una bellissima esperienza, ma ho fatto di meglio in altre piazze sicuramente rispetto a Pescara. Sono rimasto molto deluso perché non sei venuto a mangiare gli arrosticini a casa mia. Questo credo che è un messaggio per qualcuno di voi. Credo di no, perché penso, infatti, per esclusione, che sia indirizzato a Andrea Costantini. Che se non erro, Andrea, eri stato invitato a mangiare gli arrosticini una settimana fa. Sì, ma io ho detto allora datemi l'indirizzo e vengo. Se non ho l'indirizzo, dove vado? Vabbè, giustamente però. Ringrazio per l'ospitalità e sono pronto a ricambiare. Un saluto al mio amicone Samuele da Flavio, va bene, va bene. Andrea, cambiamo decisamente argomento, dai sorrisi del Teramo a insomma molti meno, anzi nessuno, in casa l'Aquila. In 20 secondi per riassumere la partita di questo pomeriggio con il Siena. Beh, un avvio disastroso, la gestione modica non poteva iniziare peggio, di solito comunque sia, più che per un fatto tecnico, il cambio in panchina dà una scossa un po' al morale della squadra, serve per rompere il momento negativo, per resettare un po' la fase, diciamo, che vede la squadra in difficoltà, e invece pronti via. Dopo 14 minuti l'Aquila era già sotto di 2 gol e poi non c'è stata la forza per rimontare, e questo è il segnale che in una partita del genere, contro una squadra che non aveva velleità di classifica, che viene all'Aquila e che riesce a vincere, tutto questo è molto preoccupante, perché se non si riesce a fare risultato dopo il cambio di allenatore e con una differenza motivazionale che deve essere enorme, vuol dire che la squadra è davvero, davvero a terra, e questo è preoccupante anche in chiave play-out, perché poi ci si può salvare anche attraverso i play-out, però se ci si arriva in questo modo non si va da nessuna parte. E allora ci vediamo il servizio L'Aquila Siena 1-2, poi andiamo in pubblicità e poi le interviste, i commenti sull'Aquila, e poi apriamo la grandissima parentesi di Serie D. Vediamo L'Aquila Siena.
La cura modica non sortisce effetti ed ora per l'Aquila si complica maledettamente la strada che porta alla salvezza diretta. Complice un avvio di partita shock, l'11 rossoblu si fa superare a domicilio da un Siena giunto nel capoluogo abruzzese senza alcuna velleità di classifica. Fanno già discutere le scelte del tecnico di Mazzara del Vallo, che nelle prime dichiarazioni non sembrava intenzionato a sconvolgere la struttura di squadra. Ed invece nell'11 di partenza, del quale non fanno parte gli infortunati Maccarrone, Pesoli e Milicevic, Sanni e Piva sono i centrali di difesa. Cosentini per la prima volta in stagione gioca in mediana, affiancato da Boulevard e Manuel Mancini. Triarico nel tridente con San Domenico e De Sousa. Il tutto nel 4-3-3 marchio di fabbrica di Modica. Ma dopo un destro dal limite di San Domenico, l'avvio di gara è da incubo. 7 minuti e il lancio di Burrei fa saltare la difesa aquilana. Scotti è in ritardo su Yamga e Zanonato di Vicenza decreta la massima punizione, ammonendo Scotti. Dagli 11 metri Burrei fa centro, benché l'estremo di casa scelga l'angolo giusto. Il pomeriggio di Scotti e dell'Aquila è reso ancora più amaro al 14esimo, quando Pellegrini effettua un cross all'apparenza senza pretese, ma la traiettoria beffarda finisce la sua corsa in fondo al sacco. 0-2 e partita segnata, anche perché l'Aquila a metà tempo si ridesta ma non riesce a dimezzare subito il distacco. Piva trova in profondità De Sousa, buona la sua girata, ma la risposta di Montipò è all'altezza della situazione. Più agevole l'intervento del portiere senese poco più tardi sul tiro centrale di San Domenico, ma la palla gol colossale viene divorata prima della mezz'ora ora da Triarico, che mandato in campo aperto da De Sousa arriva a tu per tu con Montipò, che ipnotizza l'esterno aquilano con un balzo felino, protegge così il doppio vantaggio. Esaurita la spinta, l'Aquila rischia ancora. Scotti ancora non è perfetto su Burrai e viene poi graziato da Rozzi, poi la sassata di La Vista sorvola di poco la traversa. Al rientro dagli spogliatoi Modica opta per un doppio cambio di Mercurio e Perna al posto di Chirieletti e Cosentini, ma è ancora il Siena a sfiorare il tris. Cross di Opiela e la correzione di Rozzi non è efficace. Al 73esimo l'azione che ridà speranze ai padroni di casa, Opiela intercetta con un braccio il cross di Triarico, secondo rigore di giornata e seconda trasformazione questa volta di Sasà San Domenico, gol numero 13 per lui. Nel finale gli attacchi dell'Aquila sono sterili e confusi, tanto nervosismo e nulla più. Così la sconfitta si materializza e fa malissimo. L'avventura di Modica inizia con una salita che si fa sempre più ripida e con 5 sconfitte nelle ultime 7 partite quello che viene fuori è il ritratto di una squadra a pezzi. Eccoci rientrati, prima della pubblicità abbiamo visto il servizio dell'Aquila. Io volevo chiedere a Tiziano De Pare, che ha visto oggi la partita, insomma era una partita da non sbagliare, soprattutto perché si veniva dalla sconfitta di Prato, c'è stato il cambio di allenatore, molto spesso si dice che si cambia allenatore per dare una scossa, evidentemente con quell'avvio non c'è stata, cosa dobbiamo pensare? Ma sì, io ho visto la partita, ho visto una squadra in difficoltà. Ma è un po' dal girone di ritorno che l'Aquila così è in difficoltà, non so perché, che perché l'organico è un buonissimo organico, però anche lì probabilmente ha pesato la penalizzazione, però siccome anche i giocatori esperti, cioè, benissimo si può tirar fuori e oggi non si è vista così una squadra cattiva, che almeno io ho visto, non ho visto una squadra cattiva che ha voglia così di lottare, di tirarsi fuori, però ripeto, non è facile sicuramente, ma adesso anche penso abbia anche 3 scontri diretti nelle ultime 3 gare, però ha un organico importante e quindi tutte le possibilità per tirarsi fuori, anche se la classifica è brutta. Davide, da portiere, ok, questo è l'intervento che poi porta al calcio di rigore e all'ammonizione di Scotti, il gol del 2-0, tu come lo valuti da portiere? Cioè può succedere oppure una disattenzione, magari ha perso il contatto visivo con la palla? Guarda, sinceramente non, a parte che non si vede neanche il pezzo come è piazzato lui, perché si vede che parte la palla, non si vede. Poteva essere che magari c'era anche un po' di sole che l'ha fatto vedere non vedere la palla, non lo so, perché il piazzamento non si vede là, ma o che era magari un po' avanti, sinceramente non ho più pari idea. Eccolo qua, sì. Vediamo, è un cross e sembra essersi messo sul primo palo per coprire il primo palo e poi fa una sorta di recupero a centroporta. Chiaro che la traiettoria... Sì, beh, appunto, la traiettoria è molto... Cioè, è molto complicata. È molto nel 7 come pallone, è certo. Difficilissimo. Niente, dai, può capitare. Andrea, clima...
po' teso alla fine della gara all'Aquila. Sì, molto teso, ecco, sembra che da quello che insomma siamo riusciti ad appurare dopo la partita ci sia stata della tensione tra alcuni giocatori dell'Aquila e una parte della tifoseria. Tutto questo insomma dopo la partita, quando i giocatori stavano andando via. Ora sappiamo che insomma gli agenti della Digos stavano al lavoro per ricostruire un po' quanto accaduto, per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, però insomma quello che è successo dopo la partita, queste tensioni non fanno altro che alimentare lo stato di difficoltà della squadra e di tutto l'ambiente, perché è chiaro che da una situazione del genere se ne esce fuori se si resta compatti, se si ha la giusta pazienza, se si riesce a fare gruppo. Se invece ci si comincia a sfaldare tra tutte le componenti, anche il pubblico, ma capisco anche che il pubblico sia molto deluso da questi risultati, poi chiaramente non è che sono tutti i tifosi, quello che è accaduto evidentemente attiene una parte insomma minima della tifoseria, con una parte appunto della squadra. Resta il fatto però che questo è un segnale di grande nervosismo che non ci vuole, non ci voleva. Direi che Modica e non solo lui dovranno lavorare tantissimo in queste ultime partite per limitare i danni, perlomeno in stagione regolare. Se non ci si riesce a salvare nel corso del campionato, bisognerà farlo nei play-out. Ma certo, con questo clima e con questa tensione i risultati non arriveranno. Ricompattarsi tutti insieme può voler dire fare risultato magari nelle ultime gare. Attenzione, c'è Rimini-L'Aquila, prossima partita Rimini-L'Aquila, è molto difficile soprattutto dopo quello che si è visto oggi, ma L'Aquila può anche fare risultato a Rimini, può anche vincere e poi tutto può cambiare nelle ultime giornate. Se non si fa risultato neanche a Rimini, è chiaro che bisognerà concentrarsi sui play-out e bisognerà lavorare bene sui play-out. Chiudo dicendo, come ho anche aggiunto oggi, che il format a 60 squadre che dovesse essere ripristinato, perché questo è nei desiderata del neo presidente Gravina, può far ulteriormente sperare L'Aquila, cioè anche se le cose dovessero andare malissimo magari si può sperare di far parte della Lega Pro, anche se si retrocede, perché si può rientrare in questo gruppo di 60 squadre. Quindi mantenere il sangue freddo, perché comunque non tutto è perso e c'è ancora tanto. Andrea, poi dovrei rispondere a Samuele che ti chiede perché ti piace tanto l'NBA e soprattutto ti ha invitato a mangiare gli arrosticini a Vestea. Poi ti do tutti. Vestea è la patria, è delle patrie. Ok, adesso non travalichiamo perché è una certa e non abbiamo cenato. Gianni D'Areo, che lui è per un'altra sponda dell'Abruzzo. Però Gianni D'Areo è per un'altra sponda, diciamo la parte più tendente a. Al Montoriese Teramano, versante Teramano. Qui siamo proprio nell'entroterra pescarese, certo. Farina. Va bene. Ci sentiamo Giacomo Modica? Sì. Sentiamolo. Mister Modica, partiamo intanto dalle scelte, un po' a sorpresa Cosentini, lì playmaker sostituito al 46esimo e De Sosa al posto di Perna, anche se noi pensavamo che giocasse Perna per fare gioco spalle alla porta. Ma io ho valutato durante la settimana, ci sono state delle situazioni che mi hanno indotto a fare questo tipo di scelta, questa formazione, perché avevamo defezione in fase difensiva, lui essendo stato per lungo tratto un mediano davanti alla difesa, pensavo me lo potesse fare bene, fino a quando ha retto me l'ha fatto discretamente. Per quanto riguarda l'attaccante, ho messo De Sosa perché veniva da una prestazione ottima fatta a Prato, aveva fatto pure gol. E credevo, secondo me anche con convinzione di causa, che avendo fatto gol a Prato potesse essere libero mentalmente di esprimere quello che io in quel momento gli chiedevo, e l'ha fatto con grande responsabilità. Ecco, più in generale sono 5 punti adesso la salvezza diretta, un po' di scoramento soprattutto in campo, un giudizio complessivo dopo questa partita cestinata probabilmente come una delle possibilità per arrivare senza play-out, lei cosa pensa? Penso che abbiamo buttato una grande occasione, purtroppo l'1-2 ci ha tagliato le gambe, abbiamo avuto poca veemenza, poca reazione nel volere poi fare la partita per poterla riaggiustare. Non è stata una grande partita, quello è fuori discussione, però hanno fatto quello che potevano in questo momento.
sono entrate in campo nel secondo tempo dando tutto quello che era nelle loro possibilità. Sotto questo profilo non posso rimproverare nulla, tanto che Piva ha terminato la partita con i crampi e lo stesso Ligorio, quindi vuol dire che qualche problema lo abbiamo. E ribadisco, mi dispiace perché c'erano tutti i presupposti per poter fare una partita buona e per poter quantomeno portare a casa un risultato positivo. Così non è stato, andiamo avanti alla ricerca di una vittoria in trasferta e vediamo poi fino a dove possiamo arrivare, fino a quando la matematica non ci condanna. Queste le dichiarazioni di Giacomo Modica, neo allenatore dell'Aquila. Ciao Alfredo, come fai a stare vicino ad una divisa biancorossa? Fatti cambiare posto, ti dice Tony. Fantastico, comunque ci sono dei messaggi. Tony, che poi è un pescarese. È un pescarese, quindi lo salutiamo. Via Giulia Nova, è un pescarese. Ecco qua, giusto Tony, per farti cambiare la vicinanza. Va bene, comunque, a proposito Alfredo, ci andiamo a vedere, apriamo la parentesi di Serie D, ci andiamo a vedere Giulianova-Fermana 1-2, il servizio è firmato per noi ovviamente da Paolo Renzetti. Come da pronostico, la Fermana conquista l'intera posta al Rubens Fadini al cospetto di un Giulianova virtualmente, ma non ancora matematicamente, in eccellenza. Match scontato con i ragazzi di Dragone che hanno messo in campo la solita generosità, che non è però bastata al cospetto dei marchigiani ancora in lotta per i playoff e ovviamente molto motivati. La gara si gioca in uno stadio praticamente deserto e con una cinquantina di sostenitori ospiti, al seguito dell'11 marchigiano. I giallorossi dimostrano però di non essere rassegnati e in campo danno quantomeno battaglia al cospetto di una Fermana tecnicamente superiore. Il calo nella ripresa della formazione di casa sarà però determinante. Al decimo la prima emozione di marca ospite con un tiro dai 25 metri di Molinari che chiama Ursini alla respinta. La risposta locale arriva al quindicesimo con un bel colpo di tacco sotto misura in area ad opera di Di Pasquale su punizione battuta da De Cerchio. La gara è tutto sommato piacevole con i 22 in campo che non si risparmiano nonostante il primo vero caldo della stagione. Al 25esimo De Cerchio prende la mira dai 20 metri mettendo però a lato. Dopo una fase di stanca al 33esimo si rivede la squadra gialloblu ancora con Molinari che mette i brividi ad Ursini. Poi più nulla e squadre negli spogliatoi sul risultato ad occhiali. Nella ripresa al secondo ospiti subito pericolosi con Valdés che si divora porta vuota in scivolata il vantaggio. Al quarto dopo un batti e ribatti in area giuliese Misin di testa a chiamare Ursini al miracolo. Passa un minuto e ancora in area giallorossa Molinari riesce solo a spizzicare di testa con Bossa che poi manca l'appuntamento con il pallone. La squadra di destro sembra crederci di più e inizia a spingere con maggiore convinzione. Così puntuale al nono arriva il vantaggio con Molinari, il migliore dei suoi, che su cross di Russo mette di testa alle spalle dell'incolpevole Ursini. I giallorossi a corto di fiato rischiano di crollare visto che al diciottesimo è il neo entrato Peronullo a chiamare al salvataggio Ursini e poi un minuto dopo invece Russo di testa a colpire in pieno la traversa. Il raddoppio marchigiano è nell'area e arriva al 21esimo con un'autorete di Marzucco che su cross di Otti nel tentativo di liberare mette la palla nella sua porta. Gara non del tutto conclusa visto che i giallorossi accorciano con Mastrilli che al 27esimo di testa mette alle spalle di Okzak su cross di Pellecchia. Prendono coraggio i cuori giuliesi sugli spalti anche se al 36esimo è Peronullo a mancare di un soffio il tris ospite prima del mesto finale che vede al 40esimo una respinta di Ursini su tiro violento dalla distanza di Peronullo che poi al 41esimo ci riprova su punizione trovando ancora la respinta del portiere giuliese. Il triplice fischio finale di Rainone e di Nola mette fine a Giulianova Fano e di fatto alla sfortunata stagione dei giallorossi e ora l'obiettivo resta quello di chiudere degnamente una stagione da dimenticare, anche se fra i tifosi a tenere banco è la questione riguardante la possibile fusione con il San Nicolò. Ecco, io volevo chiedere ad Alfredo Barnabei, insomma, questa stagione prima si chiude e meglio è, innanzitutto, giusto? Certamente, io personalmente non ce la faccio più andare al campo, mi sono rassegnato da tempo e non ci vado perché fa troppa tristezza vedere uno stadio così vuoto, una squadra, i ragazzi danno quello che possono, il massimo, però non è una squadra perché manca una società, il problema si vede.
Adesso parliamo un po' di questa, ecco perché il perché della sua presenza. Poi parleremo anche di un evento che avete fatto ieri e che riguarda un personaggio importante dello sport di Giulianova e non solo. Perché in realtà in questo discorso ipotetico, ovviamente, perché poi bisogna vedere se si concretizzerà oppure no, del San Nicolò che avrebbe l'intenzione di traslocare a Giulianova, facendo prendere al Giulianova il titolo sportivo del San Nicolò, cambiando denominazione per giocare di nuovo a Giulianova il campionato di Serie D. Voi siete, ecco qua, prima è arrivato questo messaggio, ma chi siete voi per avere il titolo di tutta la città? Vergogna, siete la prima novena di Giulianova e non ci rappresentate il titolo di tutti, vergognatevi. Vabbè, al di là dei contorni, però vogliamo spiegare, la vostra associazione in questo momento detiene il logo e la denominazione storica del Giulianova Calcio 1924. Allora, la nostra associazione è nata circa 3 anni fa. E aveva uno scopo ben preciso, perché le cose noi le avevamo già previste. Il logo dovevamo prenderlo noi per conservarlo per il futuro. Non volevamo assolutamente che il logo di Giulianova Calcio, il logo storico che ci rappresenta, andasse in mano inopportune. E il rischio è stato corso, possiamo valutare tutti quello che è successo fino a poco tempo fa. Allora, noi abbiamo sempre detto che questo logo lo vogliamo dare a una società che ci dia un minimo di garanzia di serietà. Qualunque sia il programma, poi il programma a medio, a lungo termine, per noi va bene tutto. Basta che ci sia chiarezza, ci sia un progetto affidabile e noi sicuramente collaboreremo per quello che possiamo. Quindi adesso si è parlato del San Nicolò, ma se venisse anche una cordata, un presidente di solide referenze, noi siamo ben orgogliosi di lasciare questo logo, che il logo non è nostro. Noi l'abbiamo preso, diciamo, in consegna, in custodia. In custodia, valutiamo chi poterlo dare. Questa è la pura verità, che qualcuno le dica, in realtà erano state messe anche delle chiacchiere ad arte, non so da chi, dicendo che noi avremmo fatto ostruzionismo e ci saremmo opposti a questa fusione, addirittura. Che poi in realtà di fusione parliamo. Non è giusto come termine, cioè, sostanzialmente. Probabilmente questa società che c'è attuale scompare. Sì. Noi abbiamo il logo, San Nicolò viene, facciamo una trasformazione di titolo. Insomma. Sì. Allora, questo non mi pare. Io non capisco perché. Bisogna avere questo tipo di remora contro di noi, cioè, nel senso, io la vedo così. D'altronde il San Nicolò è una squadra di una frazione di Teramo, può fare indipendente, autonoma in senso assoluto rispetto alla società, la vera società del Teramo, quindi non ci vedo niente di male. È come se da noi il Colleranesco, che gioca in promozione, decidesse di andare a giocare in un altro posto. Certo, anche se poi vanno fatte le proporzioni, perché in realtà la rivalità è abbastanza evidente ed è negli anni. Ma al di là di questo, io volevo chiederle com'è la risposta della piazza di Giulianova rispetto ad un tipo di scenario di questo genere, nel senso, perché immagino che anche qui si dividano in due gruppi, chi dice no, noi abbiamo la nostra dignità e vogliamo anche ripartire da qualsiasi categoria, l'importante è rimanere con persone di Giulianova, e dall'altra parte si dice vabbè, perché chiudere la strada a chi vuole investire sul nostro territorio? Ma appunto, io per quelli che ho sentito, io non ho trovato persone che sono contro questa specie di collaborazione tra San Nicolò e Giulianova. Giulianova è una città che ha fatto calcio per tanto tempo, a un certo livello, da troppi anni, praticamente il calcio è rimasto praticamente a zero. Avere questa possibilità di ricominciare con una società, io non vedo qualcuno che possa mettersi di traverso.
D'altronde il fatto che possa venire qualcuno da fuori è nell'ordine delle cose. Facciamo un esempio, ma il presidente Capitelli di Canzano è andato a fare calcio a Teramo. Non vedo perché il signor Di Giovanni non possa venire a fare calcio a Giovanni. A proposito, questo dato di cronaca, poi non sappiamo come in realtà catalogarlo, possono partire alcune immagini. Ringrazio Claudio Di Giacomo, evidentemente, Davide, tu non sei di Teramo, ma nemmeno io, però insomma, a Teramo questa cosa né che l'abbiano presa in maniera eccezionale. Queste sono alcune scritte, secondo me c'entrano poco magari con la contestazione, però questo è l'impianto, il Dino Besso di San Nicolò, un campo in cui il San Nicolò ha giocato fino a qualche settimana, fino a qualche stagione fa, poi ovviamente si è sposato al Bonolis. Vedete, ci sono anche delle scritte su alcuni mezzi della società biancazzurra, che oggi era impegnata in trasferta a Scoppito. Tiziano De Padre, che il Giulianova lo ha allenato qualche stagione fa, uno scenario del genere, che te ne pare? Ma sono valutazioni difficili da fare, perché ci sono tante componenti. Purtroppo lì a Giulianova adesso c'è, ma non già da quando c'ero io, era un'agonia, perché è continua l'agonia. Quando è finita l'era Quartiglia, secondo me è finito un po' tutto, perché c'era serietà. Adesso non c'è più serietà, ma io voglio dire ancora cose più forti. Noi allenatori, anche i giocatori stessi, quando si sa che la situazione è così, che non si pagano stipendi, che a volte manca la doccia, l'acqua calda per fare la doccia, non bisogna accettare certe destinazioni. Purtroppo è colpa anche nostra, è colpa anche nostra, che vai, poi non ti mettono in condizioni di lavorare con serietà, con come si dovrebbe lavorare. Quindi, cioè, in sostanza il discorso è, quando ci sono delle situazioni bisogna non accettare supinamente che continuino, certo, perché poi probabilmente tanto meglio non andrà. Sicuramente, purtroppo lì, cioè, io adesso non sto seguendo, non so com'è la situazione, però sentiamo tutti come dire che non si pagano gli stipendi, che è tutto, diciamo, lo sbando, quindi è meglio ripartire da zero in questi casi, come fece il Teramo, che ripartì dalla promozione. Adesso vediamo, è importante trovare una persona che abbia la forza di fare questo, come diciamo il Campitelli della situazione, che ha avuto la forza di ha speso tanti soldi, come era il Quartiglia della situazione, che ha speso tanti soldi per questa società. Non è facile al giorno d'oggi trovare queste situazioni, certo, questi presidenti, però il problema è che non è solo Giulianova, anche in Lega Pro, vediamo, sentiamo, ce ne sono tante. Rimini, l'ultima, per dire, squadre in difficoltà. Polidori ha messo in mora la società Rimini, per che esempio. Falliranno e continua, cioè, ogni anno purtroppo. E io sono contrario anche al fatto che si voglia così tornare a 60 squadre in Lega Pro, perché c'è difficoltà economica non solo nel calcio ma dappertutto in Italia, quindi sappiamo com'è il momento storico che stiamo attraversando, quindi è sbagliato. Chi può fare professionismo lo fa il professionismo, chi fa il dilettantismo lo fa i dilettanti. Certo. Complimenti a Giulianova per diventare la seconda squadra di Teramo, contenti loro, unico nome è il dubbio, San Colognano. Io volevo chiedere ad Alfredo Barnabei una cosa, perché poi in realtà il titolo del Colonia Paese qualche stagione fa il Giulianova lo aveva già preso. C'è il timore che un'operazione del genere possa portare più o meno alla stessa, cioè c'è questo timore oppure no? Secondo me no, perché là ci fu un errore di partenza. In pratica fu deciso di fare la fusione con Colonia, e il Colonia aveva già dei grossi debiti. Il vantaggio che ebbe Giulianova, quello invece di ricominciare dalla promozione, dove avrebbe dovuto, ricominciò dall'eccellenza. E lì è stato l'inizio della fine, perché iniziare di nuovo una nuova società con un fardello di debiti piuttosto elevato, accumulati dal Colonia
dal Colonia Paese con l'amministratore Perletta, non è stato sicuramente favorevole. Questa volta questo non dovrebbe succedere. La società del Salicolò mi risulta che sia una società sana. Molto sana, soprattutto seria, dal punto di vista molto ben strutturata. Attenzione perché, Andrea, sono Samuele, è possibile venirvi a trovare nei vostri studi. Dopo ci andiamo a mangiare due cippo o un panino con la porchetta. Guarda, caro Samuele, sei invitato a partire da domenica prossima. Abbiamo altre quante puntate, Andrea? 4-5? Beh, sì. Ma ecco, caro Samuele, sì, è possibile venirci a trovare, puoi stare con noi e poi andiamo a mangiare dove vuoi, assolutamente. Ci sta. Esatto. Io volevo chiedere ancora a Barnabei, perché poi cambieremo ovviamente argomento, andremo a vedere la partita proprio del San Nicolò che oggi ha vinto contro la Miternina. Ecco, che cosa, una volta, mettiamo il caso, lo scenario, questo scenario si concretizza, la nuova società viene da voi e c'è una sorta di collaborazione? Intanto io, si chiamerà, il nostro logo verrà subito consegnato con un mazzo di rose giallo-rosse al presidente del Colonia, del San Nicolò. E poi se noi ci chiedono la collaborazione nel settore giovanile, noi nella nostra associazione abbiamo ancora Nicola Tribuiani ed altri tecnici in passato, quindi se possiamo dare una mano per costruire qualcosa di concretamente valido nel tempo, lo faremo volentieri, insomma. Meglio la prima categoria che indico nel titolo comprato da San Nicolò, ma dove siamo arrivati? Schifo davvero, signor Barnabè, non ci sono parole. Vabbè, questo fa parte sempre di delle varie opinioni. Comunque, state scrivendo in tantissimi, continuate a scriverci. Eccolo qua, questo è il messaggio Andrea dell'anno, della stagione dell'Abruzzo del pallone. Ci scrive addirittura niente po' di meno che Ilicic, ma del mio gol oggi non parla nessuno? Noi lo abbiamo fatto. Tu l'hai fatto oggi pomeriggio, ti ho sentito. Lo abbiamo fatto commentando tutto con Matteo Falzon che era scoppito. E lui tifoso era... Viola? Sì, tifoso Viola, e poi lui stravede particolarmente per motivi fantacalcistici per Ilicic, e quindi la rete di Ilicic è una gioia doppia. Okay, quindi noi ne abbiamo parlato. Sì, noi ne abbiamo parlato. Complimenti per la competenza, grazie tifo per le abruzzesi, non parliamo di ripescaggio per l'Aquila, bisogna lavorare con programmazione, Sassuolo, Carpi, eccetera, 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 insegnano, buon lavoro. Pippo da Paganica, ciao Pippo da Paganica, io direi che insegna per esempio anche il Crotone, che praticamente sta per festeggiare l'approdo in Serie A. Però adesso ci trasferiamo a Scoppito, a Miternina 1, San Nicolò 3, vediamo. Dopo il tonfo casalingo con la Recanatese, San Nicolò torna in corsa per il quinto posto. L'11 di Massimo Epifani passa ad autorità 1-3 sul campo di Scoppito e approfitta del passo falso della Recanatese. A guidare il San Nicolò Andrea Bucchi, autore di una doppietta. Per la Miternina, apparsa oggi rassegnata, un'altra sconfitta che spalanca sempre di più le porte della retrocessione in eccellenza. Senza Torbidone, Schiphol di Felice si affida a Teriaca e Gizzi in attacco. Nel San Nicolò partono dalla panchina Casolla, Chiacchiarelli e Moretti. La compagine teramana inizia con il giusto piglio e colleziona una serie di palle gol che esaltano le qualità del portiere di casa Di Vincenzo, che inizia il suo lavoro dopo il quarto d'ora su Merlonghi. Sugli sviluppi di un successivo corner, Di Vincenzo è superlativo sulla battuta di Bucchi. 24esimo, azione di rimessa sannicolese, Mozzoni ispira Merlonghi, ma ancora una volta Di Vincenzo è attento. L'estremo scoppitano è ancora più bravo, poco dopo la mezz'ora, sempre sul tentativo di Merlonghi, ben servito da De Giglio. Il gol arriva al 36esimo ed è contestato dalla Miternina perché è originato da un contatto dubbio tra Rapino e Teriaca. L'azione prosegue e Massetti va al traversone. Merlonghi è in ritardo mentre Bucchi riesce a concludere e a fare centro con l'ausilio di alcune carambole su palo e Di Vincenzo. 1-0 San Nicolò. La Miternina però ha un guizzo d'orgoglio e prima dell'intervallo acciuffa la parità con Giordano, che al 41esimo entra in campo al posto di D'Alessandris e al 43esimo trova la via della rete con una finalizzazione sulla quale l'estremo ospite Calore non è perfetto.
Nella ripresa la squadra di Epifani si rimette sotto a caccia del nuovo vantaggio. Le notizie della rimonta della Samb caricano il San Nicolò, che al tredicesimo centra l'1-2, gran merito alla discesa sulla destra di De Giglio, che serve al centro Bucchi, che con una botta non lascia scampo a Di Vincenzo. Per l'ex teramano è il gol numero 7 in campionato. E al ventesimo il San Nicolò chiude i conti, evitando ulteriori sorprese nel finale. Stavolta Bucchi indossa i panni dell'assistman per Merlonghi, che fila via in velocità e batte Di Vincenzo. 1-3 e soddisfazione personale per l'attaccante, che arriva in doppia cifra di realizzazioni. La partita di fatto finisce qui. Per la Minternina nel dopogara non c'è voglia di parlare. Il San Nicolò torna a vincere in trasferta dopo 3 mesi. La rincorsa verso i playoff riprende. Sì, una vittoria importante. Siamo venuti qua per cercare di vincere a tutti i costi, perché ci credevamo ancora. E grida vendetta ancora quel gol preso al 91esimo lunedì, però la squadra è venuta qui dopo un primo tempo dove abbiamo sofferto un pochettino, però poi il secondo tempo abbiamo legittimato il risultato giocando anche bene, e speriamo che ci possiamo giocare questo quinto posto fino all'ultima giornata. Sì, la squadra ha fatto bene nonostante incontravamo una squadra che poteva sembrare che aveva mollato. Non è stato così, e lo sapevo, e devo fare i complimenti a loro perché hanno lottato fino all'ultimo. Però noi oggi dovevamo vincere, l'abbiamo fatto con grande carattere, con grande voglia di cercare di arrivare a un obiettivo che sembra inarrivabile, ma noi ci crediamo e ci lotteremo fino alla fine. Eccoci rientrati, dunque vittoria per il San Nicolò contro la Minternina, che facendo il paio con la sconfitta del Natese contro la San Beneteltese, benché la San Beneteltese fosse già promossa, permette al San Nicolò, nonostante in mezzo ci sia anche la Fermana, però di continuare a sperare ad una rincorsa ai playoff, che sembra... Sì, Andrea? Ho anche visto che alla penultima giornata c'è Recanatese Fermana, quindi comunque il San Nicolò potrebbe sfruttare... Se fa bottino pieno potrebbe giovarsi di questo scontro diretto tra Recanatese e Fermana. Certo, che diciamo continua ad alimentare le speranze playoff, e chiedo a Tiziano De Pare, che sembravano deluse definitivamente lunedì sera, tu eri allo stadio a vedere San Nicolò Recanatese, un po' di risarcimento per tutte le occasioni fallite lunedì sera dal San Nicolò. Sì, un peccato, perché anche quest'anno sta disputando un ottimo campionato il San Nicolò, però ci sono squadre ben attrezzate. Adesso è lì a lottare insieme a Recanatese e Fermana, però ancora tempo per raggiungere i playoff. Poi non sapevo dello scontro tra Recanatese e Fermana, però ripeto, anche se non dovesse così conquistare i playoff, anche quest'anno il San Nicolò ha disputato un ottimo campionato. La Minternina, ti aspettavi qualcosina in più? No, sinceramente no. No, perché non ha grandi qualità tecniche la squadra, quindi è normale che potesse avere delle difficoltà, e così è stato. Anche oggi la Samba ha dimostrato di meritare la vittoria di questo campionato. A mio parere la vostra trasmissione è la più bella tra tutte quelle che vedo tra Marche ed Abruzzo. Grazie, complimenti, grazie Roberto da San Benedetto. A proposito, Tiziano De Padre, a San Benedetto, alla panchina della San Benedettese, c'era stato vicino, anzi forse no, ti c'eri proprio seduto. Io c'ero. Poi è successo? Dopo 7 giorni di ritiro c'è stato un cambio, eravamo già in ritiro, un cambio di proprietà improvviso. Giustamente la nuova proprietà ha portato gente di fiducia, gente che ha scelto, io ho fatto la rescissione, ho rescisso il contratto, e mi dispiace perché San Benedetto è una bella piazza, importante, io tra l'altro ci ho anche giocato 2 anni a San Benedetto, quindi avrei così guidato una squadra molto competitiva, come ha dimostrato di essere. Certo, super competitiva, sì, ecco, per farvi capire un po' la piazza, questo è il pre-partita di domenica scorsa, non il post, non dopo la festa, non dopo la matematica, questo è prima. Potevano pensarci un po' prima ad acquistare la società, così io avrei trovato sistemazione dall'altra parte, solo per quello, certo. Mica purtroppo così, il presidente ha avuto delle difficoltà, il presidente Monetti. Ha deciso di cedere. Ma a quel punto, perdonami, è una questione regolamentare, tu a quel punto non avresti più potuto allenare? Sì, io ho fatto il rescisso fino a quando non fai la prima di campionato, poi... Ah, poi allenare. Puoi allenare. Sì, okay. Sì, poi è stata una mia decisione, ho avuto diversi contatti sia in Lega Pro che in Serie D, però...
Anche ho deciso alcune, o hanno fatto altre scelte queste società, anch'io ho declinato, anche perché tra l'altro ne ho approfittato per fare un intervento chirurgico a gennaio, quindi poi sono stato un mese con le stampelle, quindi ero anche impossibilitato da quel punto di vista. Però da quest'anno, se ci sarà la possibilità, torni in campo, in panchina, torni in campo. Davide Narduzzo, prima vedendo insomma il tifo della San Benedettese un po' sgranava gli occhi, l'anno prossimo 100% nel vostro girone? Il girone del Teramo, no, ma è sempre bello vedere che la gente va allo stadio, perché poi alla fine il bello del calcio è proprio questo, quando la gente va c'è il pubblico, gli ultra, i tifosi, quindi vedere queste immagini è sempre bellissimo. Barnabei, con un progetto nuovo siamo sicuri che Giulianova tornerà, immagino sicuramente, ad animarsi? Io sono convinto, perché a Giulianova il fuoco sta sotto la cenere, basta una fiammella per poter incendiarsi di nuovo. Vabbè, Tiziano già ci ha vissuto e sa bene qual è il calore che può dare Giulianova a una società che dimostra, a una società e una squadra che dimostrano un minimo di competitività. Per adesso è una speranza, vediamo, lasciamoli lavorare, vediamo cosa viene fuori. Cosa viene fuori? Chi vivrà vedrà. Chi vivrà vedrà, noi al limite possiamo ripartire da categorie più basse, magari con la gioia di molti teramani che ci stanno scrivendo. Sì. Vabbè, questo fa parte un po', quindi, quando ci sono le grandi rivalità, poi c'è anche il grande sfottò. Però adesso dobbiamo tornare sui campi. Andrea, ci andiamo a vedere il pareggio 0-0 del Chieti contro la Folgore Veregra. Vediamo. La Folgore perde un'occasione colossale per provare a saltare fuori dalla zona calda. Contro il Chieti, squadra priva di obiettivi di classifica, i veregrenzi non vanno oltre uno scialbo 0-0. Eppure l'avvio di gara sembrava favorevole alla squadra di casa. Da azione d'angolo Cardinali ha la palla per battere in rete. Fatone chiude lo specchio in uscita. Palla sui piedi di Rinaldi, pallonetto e palla alta. Mister Grilli inverte gli esterni del tridente offensivo. Gentile passa a destra e Padovani va sull'out mancino a vedersela con l'esperto del grosso. La partita scorre senza grandi emozioni. Il ritmo ammirato in avvio cala progressivamente. Dos Santos spezza la noia provando dalla grande distanza ma senza grande risultato. Marani blocca in tuffo e si va alla pausa. La seconda frazione di gara parte con la Folgore proiettata in avanti a caccia dei tre punti. Colpo di testa di Nazziconi bloccato da Fatone, poi sul capovolgimento di fronte Fiore si presenta pericolosamente solo in area. Gentile è provvidenziale nel rubargli palla al momento della battuta. La Folgore prova a sfruttare le preziose sponde di Pedalino con gli inserimenti a turno dei centrocampisti, ma di spazi non ce ne sono. La retroguardia del tecnico Marino controlla con qualche affanno. Tutto questo prima di replicare pericolosamente con il contropiede solitario di Dos Santos, partito da un calcio d'angolo difensivo, pronta all'uscita di Mariani che salva la porta. È l'occasione più pericolosa del match. Nel finale Grilli aumenta la potenza offensiva inserendo sia Sbarbati che Mandorlini, ma la rete giallo-blu, che varrebbe oro, non arriva. All'ultimo respiro arriva invece la girata di Fiore che spaventa i tifosi di casa, poi nulla più. Un punto per parte e bottino che alla Folgore non serve per sognare la salvezza diretta. I play-out ora sono più che un'ipotesi. Questo è il servizio 0-0 a compendio del servizio, ce lo aggiungo io, non è che non avessi obiettivi di classifica, tutt'altro, cioè vincendo contro la Folgore Veregra poteva rientrare in un altro discorso. Jacopo e Andrea, vi prego, ditemi che il Teramo sta già lavorando per una squadra competitiva per il prossimo anno, forza Teramo. Davide, Davide, rispondi tu? Sta già lavorando? Ah, io penso di sì, adesso conclusione della stagione. Penso che mai l'obiettivo salvezza raggiunto, quindi penso che si possa lavorare per il prossimo anno. Sì, arriverà il direttore sportivo e poi ovviamente farà il mercato, bisognerà vedere i discorsi con Vivarini. Ciao Mirko, che ci ha scritto. Chieti, anche a Chieti è allenato, perché insomma le piazze abruzzesi le hai girate praticamente tutte. Che ricordi hai di Chieti e soprattutto ti aspettavi qualcosa in più quest'anno da Chieti? Ma bei ricordi sicuramente, una squadra che è stata altalenante quest'anno, adesso però con l'avvento del nuovo tecnico Marino penso stia facendo meglio, si era partiti così con altri propositi, forse io adesso non so come
Quindi probabilmente un po' di delusione c'è, però ripeto, adesso sta facendo meglio, sta giocando meglio, però credo che sia difficile che possa raggiungere i playoff. Va bene, tu devi solo portare rispetto, caro De Barra, Giulianova, se oggi sei qualcuno, grazie a noi, ma si sa, la riconoscenza non esiste nel calcio. Scriverebbe De Patre Terramà. Scriverei cose che non si possono dire, fece bene D'Agostino a mandarti via. Vabbè. Comunque, a proposito di questo, tornando al Chieti, della tua esperienza a Chieti hai un rimpianto? Lo sai perché te lo chiedo? Prima rispondimi e poi ti faccio una domanda. No, rimpianti no. Io quando sono... probabilmente non dovevo andare via quando sono andato via, perché... avrei contribuito a costruire la squadra nell'anno successivo, avevamo così molti giovani da poter portare ancora, come è stato fatto l'anno precedente, però non c'erano più le condizioni perché io rimanessi, non c'erano più buoni rapporti, nonostante avevamo fatto qualcosa di straordinario. La squadra più giovane del campionato che aveva fatto i playoff. Sì. Poi mi hanno richiamato in momenti di difficoltà e ho accettato più per riconoscenza al presidente Bellia. Probabilmente non dovevo accettare, o meglio, dovevo mettere dei paletti, quello sì, perché quella era una squadra che non avevo costruito io. Tra l'altro loro probabilmente l'avevano costruita anche in fretta e in furia, perché c'erano state molte vicissitudini. Però poi l'illusione di aver vinto tutte quelle partite, io dicevo che bisogna prendere i giocatori al mercato di gennaio, che altrimenti dura. Ripeto, forse dovevo mettere dei paletti, però anche le condizioni economiche probabilmente non erano... aveva speso già tanto, secondo me. Quello che non si era speso l'anno prima, anzi, si era speso poco e avevamo fatto... alla grande. A proposito di quel playoff, quella semifinale playoff, sai perché te lo chiedo? Ti faccio una domanda un po' cattiva, perché tu a fianco hai Narduzzo che fa il dodicesimo a Teramo. In quella circostanza, nella partita di andata, l'Aquila Chieti al Fattori decidesse di schierare K per Feola. Il Chieti perse 2-0, poi al ritorno il Chieti vinse 1-0, gol di Capogna, se non ricordo male, sì. Ricordo bene. E però di fatto nella partita di andata ci fu quell'incertezza di K. A oggi, a qualche anno di distanza, Tiziano Di Padre rifarebbe la stessa scelta? Ma non lo so se la rifarei. Sicuramente lì è stato lui. Feola non sta facendo benissimo a fine campionato, anzi, e noi abbiamo perso non mi ricordo la graduatoria migliore per un suo errore. Ma io non parlo di soprattutto di questo, parlo dei comportamenti che aveva lui. E quello per me è fondamentale, il rispetto del gruppo, nel rispetto dell'allenatore, dei portieri che lo allenava, e questo è fondamentale, cioè se uno si comporta male. Però come diceva, poi sai, col passare degli anni io ho avuto un grande maestro, un grande allenatore, che è Tabarez, che è il tuttora allenatore della nazionale. Il mago. Il maestro. Il maestro, Oscar Washington Tabarez, che in Italia non è che abbia fatto benissimo, anzi però, forse ha fatto meglio a Cagliari che al Milan. Sì, però era un maestro di vita soprattutto, e lui diceva quando uno sbaglia, prima volta cartellino giallo e poi quando risbaglia cartellino rosso. E forse probabilmente, anche se noi ci abbiamo provato a dire guarda ti stai comportando non bene, quindi è stata più una scelta così, però poi è andata così. Però ripeto, noi avevamo una squadra di ragazzini a confronto delle altre squadre che avevano giocatori, certo. È stato fatto qualcosa di straordinario secondo me. Come è stato fatto qualcosa di straordinario, adesso rispondo al tifoso del Giulianova l'anno precedente, che con una società allo sbando, ragazzini che adesso, non per dire, non giocano più neanche a calcio. Io l'avevo salvata la squadra. Mi hanno cambiato quando... con Marco Tosi qualche giornata dalla fine. Sì, credo sia rinviato a giudizio questo Marco Tosi. Mi risulta rinviato a giudizio per vabbè, lasciamo perdere. Okay. Quindi
Io l'avevo poi anche portati alla salvezza praticamente. È stato... Poi peraltro fu il periodo in cui il Giuliano non poteva giocare al Fadini, ricordo bene Alfredo, poteva, perché non c'erano, l'impianto non era a norma, e allora giocò addirittura a Celano. Sì, ma delle cose inenarrabili. Delle cose inenarrabili che noi il campo, nei Bicò andammo noi a spalare il campo, noi dello staff allenatori, il giorno prima della partita c'era gente. Contro il Milazzo. Bravissimo. E noi andammo memoria di ferro, mi sto avvicinando ad Andrea Costantini. Qualche persona, pochi, andiamo a spalare il campo per poter giocare la domenica. Ma di cosa parliamo? Perciò devono finire queste società qua, devono scomparire. Tifoso del Chieti che ci chiede perché Pietrantonio, Ricucci e Sbardella non hanno giocato. Sbardella non è proprio, non figurava nell'elenco dei convocati, invece Pietrantonio e Ricucci erano in panchina. Peraltro Sbardella, che non è convocato, gli facciamo gli auguri perché oggi è il suo compleanno, e dunque tanti auguri a Luca Sbardella. Continuate a scriverci, però adesso Andrea, noi ci dobbiamo vedere l'ultima abruzzese, vero? Sì, sì, purtroppo è andata male all'Avezzano, che ancora una volta in trasferta parte bene come a Pesaro, poi viene battuta, è una sconfitta che fa male perché è maturata proprio alla fine. Ok, ci andiamo a vedere Isernia-Avezzano, vediamo. Partita sudata e sofferta per l'Isernia, che dimostra una maggiore voglia di vincere e al triplice fischio riesce a portare a casa i tre punti importantissimi a tre giornate dalla fine. Si impone dunque per 2-1 l'Isernia sull'Avezzano, una gara in cui il timore di sbagliare ha permesso all'Isernia di sciogliersi poco. E così, ad un solo minuto dal fischio d'inizio, gli ospiti già sono in vantaggio. La difesa dell'Isernia si dimentica tutta la fascia e Di Curzio, indisturbato, se ne va verso la porta. Schina non riesce a fare la scudo alla sfera ed ecco servito l'1-0 ospite. Ma passa solo un minuto, la gioia ospite dura veramente poco grazie a Fontana, pronto sul secondo palo ad insaccare l'1 pari. All'ottavo si ripete la stessa scena che ha favorito il gol del vantaggio ospite ed ecco che Sassarini trova la conclusione, ma questa volta Schina si fa trovare pronto e respinge. Sulla ribattuta ci prova Di Genova, ma l'uno di casa in due tempi blocca la sfera. Al dodicesimo, sugli sviluppi di un corner di Bisegna, provano di nuovo gli ospiti con Menna, che fallisce l'occasione. Sull'1-1 dunque si guadagnano gli spogliatoi. Al ritorno in campo sono i biancocelesti a tentare il colpaccio. Simonetti, servito da Saltarin, trova la risposta di Di Girolamo. Prova a ribattere Mingione, ma l'uno ospite si salva con il piede. Al dodicesimo, angolo di Simonetti, stacca di testa Sabatino, ma la sfera termina alta sulla traversa. Al ventitresimo l'Isernia chiama il rigore per fallo subito su Saltarin, ma il signor Guarnieri della sezione di Empoli ravvede una dissimulazione, punendo con il giallo il biancoceleste. Qualche minuto dopo lo stesso Saltarin commette fallo su Sassarini, ricevendo il secondo cartellino giallo che lo obbliga a lasciare i suoi in 10. Al 32esimo l'Isernia approfitta dell'errore difensivo del reparto dell'Avezzano, portiere scavalcato, e Mingione insacca il gol che vale 3 punti. In pieno recupero ci prova il neo entrato Evacuo, doppio tentativo per lui, ma Di Girolamo alla meglio. E dopo 4 minuti di recupero termina la gara. L'Isernia mette al sicuro questi 3 punti importanti in vista dei prossimi 2 scontri diretti. Insomma, fuori casa l'Avezzano non va, eh? Beh sì, qualche difficoltà ce l'ha, è ancora lì in lotta così per evitare i play-out, speriamo ce la possa fare anche l'Avezzano. Andrea, l'Avezzano quest'anno insomma ha questo problema che non riesce a scrollarsi di dosso, peraltro anche ad Isernia un campo non impossibile in vantaggio 1-0. Ma il problema è che oggi, dopo il gol del vantaggio, passano 2 minuti e prendi il gol del pareggio. Hai altre occasioni, non le sfrutti, poi in superiorità numerica perdi la partita con uno svarione difensivo complessivo che abbiamo visto. E, davvero c'è da essere molto arrabbiati in casa Avezzano, perché oggi, non dico potevano essere 3 punti, ma comunque si poteva uscire indenni, e per la classifica che ha l'Avezzano anche un punto, tenendoli serie a distanza e comunque facendo un punticino, questo punto poteva fare molto comodo. L'Avezzano, vedete, sarebbe salito a quota 39 e l'Isernia sarebbe rimasta a quota 34. Capite bene che c'è una buona differenza, anche se il vantaggio sulla zona playout resta di
tre punti, però in settimana potrebbe arrivare il verdetto di Agnonese Monticelli. Sì, e quindi il vantaggio sarebbe poi di due punti, perché sarebbe Lisernia a quel punto l'ultima squadra all'interno dei play-out. Quindi a maggior ragione fare il punto, anche il punticeno a Lisernia, perché era uno sconto diretto, faceva comodo. Invece ha fatto Arachiri l'Avezzano, perché ha perso, certo, 11 contro 10 con uno svarione difensivo da far rabbrividire. Assolutamente. Oh, a proposito, prima abbiamo accennato alla questione del direttore sportivo in casa Teramo che arriverà. Ciao Andrea, sono Samuele, io e la mia famiglia, addirittura tutta la famiglia, perfetto, fantastico, vorremmo venirvi a trovare. Si può? Si può, si può, assolutamente sì. Domenica prossima, noi iniziamo alle 19.30, Andrea, 19.15, 19.15, sì. Caro Samuele. È chiaro, non ho il tuo numero, però ti diamo l'ok. Gli diamo l'ok, Andrea? Assolutamente sì. Noi intanto siamo qui, stiamo per andare in onda, quindi esatto. Alle 19.15 ci non è che trovare. Ci muoviamo, non è una trasmissione itinerante. Dicevamo del direttore sportivo del Teramo. A proposito di direttore sportivo della Lucchese, che oggi era proprio a Teramo, molto probabilmente sarà Antonio Bedio, Alfredo, un altro di quelle personaggi che sono quest'anno passati fugacemente. Sì, per noi ce lo ricordiamo un paio d'anni alla grande, era un ottimo giocatore. Poi quest'anno come mai ha avuto... Io l'ho perso di vista una volta che non gioca più, ha fatto dei tentativi anche in altre squadre, però mi pare che poi evidentemente ha un carattere molto, molto forte, non riesce a trovare una soluzione. Ma Antonio è un ragazzo in gamba che sa di calcio, lo vedi, gira, conosce tantissimo. Da che giri è sicuro. Cioè, conosce tantissimi giocatori. Non so, mi risulta che è stato un mese. Sì, un mese. Non so se perché si è andato via, forse ha avuto qualche problema, però che conosca, che capisca, è in dubbio, cioè, conosce tantissimo, certo. Gira tantissimo, quello sì. Zio De Parracchini ha fatto vedere un bel calcio, pertanto lo ricordiamo con grande rispetto. Per quanto riguarda il campionato, i playoff non sono ancora matematicamente irraggiungibili, quindi ci si proverà fino alla fine e ci mancherebbe. Chiedi una piazza importante, meritiamo assolutamente di più. Adesso, questa è stata Giuliano, facevano i balletti. Jacopo, sì. C'è Chieti Recanatese domenica prossima, quindi è l'ultima chiamata. Il Chieti, esatto, deve vincere, farebbe un favore a se stesso, indirettamente. Mente anche al San Nicolò. Sì. Siccome siamo in chiusura, poi vedremo ovviamente l'ultima parte, è tutta di Andrea Costantini con i suoi fantastici gol della Lega Pro. Ad Alfredo Barnabè volevo chiedere, perché voi ieri e anche l'altro ieri avete avuto una manifestazione per ricordare, io faccio vedere anche tra un po', lo facciamo vedere, il vostro giornalino Marco Ettorre, che è una figura molto importante dello sport pugliese, ma direi anche regionale. Esatto. Allora, noi l'abbiamo voluto ricordare perché è una figura di sport con la S maiuscola. È iniziato col calcio negli anni 60-64, faceva parte dei NAC a Giulianova, abbiamo anche una foto che abbiamo inserito nel giornalino, e dopodiché scelse di passare all'atletica, dove era più portato e predisposto. Ma oltre all'atleta, al tecnico, eccetera, noi abbiamo voluto ricordarlo soprattutto come uomo onesto, incorruttibile, sicuramente di Marco Ettorre ne avremmo oggi tanto bisogno in tutti gli sport. Peraltro c'è stata una festa dello sport divisa in due giorni, festa dello sport più, esatto, convegno. Abbiamo voluto onorare Marco in due fasi distinte. Il venerdì mattina a un campo scuola abbiamo radunato 400 ragazzi delle scuole medie anni 2005, 2006, 2007 a fare in contemporanea due gare di calcio con campi ridotti, e attorno a questi due campi di calcio giravano questi 400 ragazzi, ovviamente a turno, con delle staffette 4%. È stata poi complice anche una bellissima giornata di sole, sì. Poi è stata una festa, questi ragazzi erano molto contenti, soddisfatti di poter esprimere la loro capacità, e a questo a Marco avrà fatto sicuramente piacere. La parte invece convegnistica è stata
fatta ieri sera, ieri pomeriggio al Giornale Paese. Abbiamo brevemente invitato, a parte la parte emotiva e commemorativa con gli amici di Marco, con gente con cui aveva lavorato tanto tempo, ma ha avuto anche una valenza scientifica. Abbiamo invitato due grossi calibri della FIDAL. Non so se ricordate Angelo D'Aprile, sì, che era portiere del Giulianova degli anni 60, vinse un campionato, eccetera, poi ha fatto una carriera incredibile nel campo dell'atletica leggera. Insieme a Claudio Mazzaufo, che salutiamo, ed è anche il papà del nostro grandissimo collega Lorenzo, quindi mandiamo un abbraccio ad entrambi, che hanno fatto degli interventi sicuramente di alto profilo. Complimenti, complimenti per questa bella manifestazione. Andrea, Davide, tu sai che tutta la trasmissione... Allora, Andrea, grazie, ci vediamo domenica prossima alle 19.15, siete a Silvi, sì, siamo a Silvi. Il bello Andrea, scusami, rispondo io e dice grazie a te, mi sembra un po' il film di Troisi e Benigni, grazie Mario, no? Che risolve le questioni Benigni e la signora dice sempre grazie a Troisi. Vabbè, comunque, sì, siamo a Silvi, siamo a Silvi. Io ero lì lì per scioperare sulla parte dei gol della Lega Pro, No, 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 Davide, tutta la nostra... Perché oggi hanno esonerato Ezio Lino Capuano. Non è giusto, soprattutto non è giusto farlo a tre giornate dalla fine. Esatto, però ha preso tre gol dalla Pistoiese in casa, insomma. Ho capito, ma non ok, dicevo, spiegavo a Davide Narduzzo che tutto questo programma non avrebbe senso se poi alla fine, ed è la cosa che tra 4-5 puntate mi mancherà tutta l'estate, non arrivi il momento di Andrea Costantini che ci descrive, come solo lui sa fare, i gol della Lega Pro. Vai Andrea. Va bene, dai, andiamo. E immagina da dove è partito. Alle ore 14 ieri si giocava a Savona-Lupa-Roma, sono partito in ordine cronologico e Narduzzo può anche commentare più tardi, volendo, la papera di Falcone con cui la Lupa passa in vantaggio. Poi oggi si parla di Totti, che è litigato con Spalletti, il capitano del Savona, e riprende questa partita 1-1 con il gol segnato al 56esimo minuto. E poi il Savona mette la freccia e sorpassa con Cosmo Palumbo, il gol del 2-1 al 62esimo, e si riaccende una flebile speranza di riacciuffare il penultimo posto con la vittoria nello sconto diretto, perché poi al 79esimo Morra, proprio lui, segna il gol del 3-1, Savona-Lupa-Roma 3-1. Andrea, Narduzzo guarda il campo di Savona e quasi ti vengono, vero Davide, le lacrime. Ho capito, poi c'è stato anche un gol del pareggio molto significativo in questa partita. Qui siamo a Sant'Arcangelo, il Rimini che vince al quinto minuto del primo tempo il gol partita del solito Polidori. Ovviamente però derby. Andrea ha messo in mora la società, sì, fa gol e poi mette in mora la società. Però lui dimostra di essere io vi distruggo. Un professionista serio, che è integerrimo, che segna il gol partita. Qui siamo ad Arezzo, ecco la partita che è costata la panchina al povero Ezzolino Capuano. Questo è il gol di Mungo, o anche un mezzo autogol, dopo 10 minuti. L'inizio è traumatico perché già dopo 2 minuti, cioè al 12esimo, arriva il gol dello 0-2. Colombo segna il primo dei due gol che segnerà in questa serata, perché tra poco vedremo anche il gol dello 0-3 segnato a inizio del secondo tempo. Qui il cross di Mungo, colpo di testa facile, molto reattiva la difesa dell'Arezzo, molto reattiva anche in questo caso. Sì, sì. Perché sono Colombo... certo che non avrei fatto la Capuano Cam, perché qualcosa mi dice questo? No. Purtroppo no, perché si avvicinava il verdetto dell'esonero, quindi io per rispetto nei confronti del mister non abbiamo tolto la Capuano Cam. Ecco il gol di Colombo. Questo è il derby di Pisa tra Pisa e Pontedera, e Gattuso espulso al 67esimo. Gattuso espulso e subito dopo il Pisa prende gol con proprio lui, Vettori, il capitano. Ah, anche qui il capitano. Beh, un rasta, Pontedera. Vettori. È la giornata dei capitani. Indegerrimo segna su questo calcio piazzato, colpo di testa, palla nel sacco. Poi un giocatore reduce da un infortunio molto lungo, l'ex Cesenate Tabanelli, in mischia, segna così
Tabanelli, giocatore altissimo, sfrutta la sua stazza, le sue lunghe leve per segnare in mischia. Voi non avete capito come, ecco qui, trattenuto, però ci arriva lo stesso perché è molto alto e quindi in mischia va a segno. Oh, qui siamo ad Ancona Spal, la partita che stava per dare la promozione diretta alla Spal, che vince 2-1, si inizia all'insegna del gemellaggio e poi la Spal fa sua la partita con un grande inizio. Zigoni va a portare in vantaggio la Spal al 17° minuto, una zampata da Rapace dell'area di rigore, anche qui difesa non proprio attentissima dell'Ancona, subisce questo, questo gol di Zigoni. E poi arriva il raddoppio di Eros Schiavon, giocatore tornato quest'anno alla Spal, era ad Avellino, magari in Serie B ci tornerà presto proprio con la maglia Estense. Questo è il gol dello 0-2, poi stiamo per vedere, dopo il rallenti della rete segnata da Schiavon, arriverà su un errore di valutazione del portiere Contini il gol di Radi, che accorcia le distanze al 42esimo, 1-2, ma Contini si rifarà perché nel secondo tempo ci sarà un fallo da rigore, vedete al 73esimo c'è questa azione di contropiede, viene steso un giocatore dell'Ancona in area di rigore, penalty che Contini neutralizzerà, la battuta è di Cognigni, la parata è di Contini e la Spal può iniziare la festa, anche se la festa vera e propria ci sarà nel prossimo turno. Alla Spal basta un punto, direi che abbiamo finito. A parte il fatto, Andrea, insomma, quel calcio di rigore, vabbè, poi ho visto Ancona e Spal insieme tutta la vita, io che l'Ancona oggi la terasse proprio a morte alla Spal. Se vuole fare se vuole fare i playoff, è anche vero che il Pisa, mettiamo la classifica, il Pisa aspetta il verdetto del Tribunale Federale, la Procura ha chiesto 12 punti di penalizzazione per la vicenda della fideiussione con cui la squadra si è iscritta, se non saranno 12, mettiamo che saranno 6-7 punti, così proviamo a dare una valutazione potrebbe media. Potrebbe festeggiare a casa la Spal praticamente. La Spal potrebbe festeggiare già in settimana, anche se un verdetto di primo grado e poi ci sarebbe comunque un appello, ma l'Ancona tornerebbe fortemente in corsa perché il quarto posto probabilmente non darà l'accesso ai playoff, al girone B, però se il Pisa si avvicina l'Ancona può battagliare nelle ultime giornate per prendere il terzo posto. Perfetto, grazie, grazie Andrea Costantini, ti danno addirittura dei consigli alimentari. Però se poi si propongono per mangiare esatto, poi ospitali. Però ci proponete gli arrosticini. Senti Andrea, però devi rispondere alla domanda che è arrivata prima, ma in 10 secondi perché sono già in ritardissimo. Perché ti piace l'NBA? Vuole sapere il nostro telespettatore. Ma mi piace il basket in generale, poi l'NBA è la massima espressione, è lo spettacolo sportivo più bello che c'è al mondo, quindi mi piace, punto. Iniziamo a Lepare conferma, come mai questa sera non c'è Paolo Renzetti? Si sente la sua mancanza, Jacopo anche tu sei bravissimo, grazie. Paolo Renzetti stasera non c'è, mi pare che abbia appena preso... Oggi era Giulianova. Oggi era Giulianova, esatto. Buonasera Mister De Padre, mi ricorderò per sempre quando ci abbracciamo ad Aversa al gol di 5 che al 92esimo ci diede la vittoria, non avrei mai immaginato di retrocedere in D. Comunque a Chieti sarai sempre ospite. Anche perché da allora poi il Chieti non vinse più, se non sbaglio. Da quel momento in poi non vinceste più? A me non mi hanno fatto finire il lavoro, anche quello bisogna dirlo, perché poi la mia media punti era migliore dell'altro allenatore, bisogna vedere come avrei finito il lavoro, invece hanno richiamato l'altro e sono andati ancora peggio, però lì ripeto. C'erano stati problemi dall'inizio, hanno costruito una squadra in fretta, sbagliando tante cosine secondo me. Va bene, siamo davvero in chiusura, io ringrazio gli ospiti partendo da Tiziano De Padre, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Per essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per il futuro, in bocca al lupo a grazie. Davide Narduzzo. Grazie, Davide. Grazie per essere stato insieme a noi, grazie in bocca al lupo grazie più che altro per le iniziative future ad Alfredo Barnabei, grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie. A Maurizio Daguin regia, Claudio Di Giacomo, Gianni D'Areo le camere, non solo, anche alla partita, a Claudio Di Giacomo che oggi ha fatto un lavoro fantastico, a Teramo, ad Andrea Costantini ovviamente, ciao Andrea, ciao a tutti, a Paolo Renzetti che adesso si sta godendo la cena, buon per lui, noi tra un po' magari andiamo, comunque
Sampdoria-Milan è ancora 0-0. Chiudiamo qui questa sera, perché torniamo la settimana prossima, sempre alle 19.30 con l'Abruzzo del Pallone, canale 14 del Digitale Terrestre su TV6. Buona serata. Jungle.